Grazie Presidente e grazie soprattutto a voi, è un caloroso benvenuto, un sentito grazie e un saluto particolare alla signora Jacqueline Dana che questa sera ci delizierà parlandoci del suo libro La montagna della speranza, facendoci immergere in quel meraviglioso ambiente montano costituito dalla splendida Valmairo, che a mio giudizio è la più bella e piena di fascino tra tutte le valli che a Raggera circondano Cuneo. Insieme all'autrice ho il piacere di salutare e presentarvi la signora Daniela Dau-Ormena, la quale, oltre ad avere la fortuna di abitare, però non è vero perché non abita più, quindi ha la sfortuna di non abitare a Elba ma solo a Spinetta, nessuno è perfetto, ha contribuito alla stesura del libro fornendo all'autrice molte preziose, interessanti notizie. Un saluto poi all'altro ospite del club, il giornalista Demetrio Zegna, il quale, oltre al piacere della sua compagnia, ci darà quello di tramandare i posteri con un articolo sul giornale Alta Valmairo, il resoconto di questa nostra splendida serata. Me l'ha promesso. Accanto a questi ospiti e al presidente dottor Maurizio Grosso ho il piacere di presentarvi il past governor del nostro distretto, il dottor Franco Peirone, accompagnato dalla moglie Mariella. Passo quindi a presentarvi gli ospiti dei singoli soci, che sono di Chiara Bardini, il marito Daniele Grosso, la di lui mamma signora Anna Rosa Morello, i signori Giacomo e Stefano Bosco, che sono cugini della signora Jacqueline, due illustri rappresentanti della Valmairo, i signori Dau-Ormena Oreste e Mario Magano, rispettivamente papà e marito di Daniela, e la nostra amica Romilda Turco, di Willy Brignone, la moglie Raffaella, del sottoscritto la moglie Giovanna, di Enzo Giletta, la moglie Rosangela e di dottor Andrea Tortore, di Sergio Rufino, la moglie Barbara e di ultimo, ma solo per l'impietosità dell'alfabeto, di Adriano Spada, la moglie Maria Lucia. E per finire, in omaggio alla meravigliosa Valmaira, permettetemi un saluto in vernacolo mairense. Ausautitici, grazie per essere stati sì a Bunusauti. Buonasera e al Venere Tucci in Valmairo. Grazie. Giornalista e scrittrice francese, anche se parla benissimo l'italiano perché ha sposato un torinese ingegnere spaziale, però vivono a Parigi da ormai da tanti anni. Ha lavorato presso le principali riviste e redazioni francesi, tra cui il Figaro, Elle e la Paris France, ed è autrice di numerosi libri e alcuni anche, la maggior parte anche tradotti in italiano. Tra questi c'è Tota Rosa, Le Tenue du Diable, un paro francese, La donna del sud, ma quello che è sicuramente più importante per noi cuneesi è l'ultimo, che è questa, La montagna della speranza, che è un libro che sicuramente ci coinvolge come vallata, come la vallata della Valmacra, e credo che sia interessante sapere come è nata questa storia, e sicuramente lascio la parola che si saprà coinvolgere molto. Grazie ancora e grazie anche a Chiara che ci ha dato questo dove la gente parte per attraversa gli Alpi per andare dall'altro lato della montagna, e gli italiani fanno la stessa cosa e si ritrovano, credo, la chiesa della finestra. Sì, la finestra. Sono partiti per spiegare perché sono partiti italiani e ebrei. Una cosa favolosa: tutti gli ebrei che erano in Francia quando ha scoppiato la guerra
Evidentemente hanno avuto una paura folle perché arrivavano i tedeschi. I tedeschi hanno vinto la Francia, come sappiamo, e hanno diviso la Francia in due zone, la zona che andava dal nord fino al sud della Francia, evidentemente occupando tutta la costa atlantica. E poi la zona libera che era nel sud. E questa zona era sotto il controllo del governo di Vichy. Vichy era il maresciallo Pétain che aveva fatto questo accordo con Hitler. E il governo di Vichy era il governo di Pétain, che fra l'altro era un governo fascista. All'epoca non si diceva, ma adesso si sa che era un governo fascista e che aveva anche aiutato la polizia tedesca a prendere degli ebrei. Tutti gli ebrei avevano tendenza a fuggire nella zona libera, nel sud. E c'erano tanti a Nizza. Poi è capitato il 42, novembre 42, che le armate alleati sono sbarcate nell'Africa del Nord. Grande gioia in Francia, la gente del sud, la gente parlava nelle strade una sera, perché la sera dopo i tedeschi hanno invaso la zona libera. Esisto che hanno lasciato un pezzo agli italiani. Molto rapidamente, nella zona occupata dagli italiani, gli ebrei sono, devo un po' commentare, lo faccio un po', molto rapidamente gli ebrei hanno capito che gli italiani non erano né tedeschi né francesi. E non le hanno, di fatto io ho incontrato una vecchia signora che mi ha detto, eravamo in prigione, tutti in una stazione, sono arrivati nuovi soldati, erano italiani, ci hanno detto, cosa fate qua? E abbiamo spiegato che siamo stati presi, oh, perché tutti a casa. Poi, evidentemente, tutti gli ebrei sono arrivati nel sud e sono arrivati a Nizza. Era pericoloso avere una densità tale di ebrei in una città così. E italiani, consigliato da Angelo Donati, che era un banchiere ebreo, italiano, che ha subito capito che il pericolo per gli ebrei, consigliato tutti assieme con le forze italiane, Angelo Donati e i francesi bravi, hanno deciso di mettere gli ebrei un po' in tutta la zona delle Alpi, dove c'erano alberghi vuoti, che era una zona turistica, e non mi ricordo più, sei o sette città di vacanze sono stati dedicati agli ebrei, che erano in un séjour forcé. Però erano anche vacanze forzate, perché sono stati trattati bene. Allora, gli italiani hanno detto, mettiamo un po' d'ordine, hanno dato dei documenti a tutti gli ebrei, vuol dire erano anche la lista, e delle carte di alimentazione. Gli ebrei andavano a sognare. Ogni tanto venivano anche i poliziotti francesi all'uscita della sinagoga per cercare di arrestare degli ebrei, e si sono battuti, dice così, con gli italiani. Gli italiani, noi, siamo noi che comandiamo questa cosa, che è stata la rivoluzione, e gli ebrei vincitori. Adesso, se si conti, siamo noi. Ma fra tutti questi villaggi che hanno accolto gli ebrei, c'era Saint-Martin-des-Yvelines, che era d'inverno, era gente non molto ricca, avevano tanti chalet, erano gente povera che tutti dormivano nella stessa stanza, così si lasciava libera le camere e si
si dava agli ebrei perché avevano un affitto. Avevano un affitto perché c'erano dei soldi che penso fra donati e un comitato americano, no? Mandavano dei soldi per aiutarli. E a San Martino di Tibi c'è stata una cosa un po' miracolosa, che la gente del posto, gente povera, che va a lavorare nelle montagne, hanno trovato in questi profughi ebrei poveri, che avevano fame, che avevano paura sempre, che non osavano parlare la loro lingua, yiddish, che non osavano pregare, eccetera, eccetera. Certi erano vestiti in maniera unica, cappotti lunghi, eccetera, eccetera. E hanno trovato, hanno avuto voglia di aiutarli. Hanno avuto il diritto di fare una sinagoga, una scuola ebraica, e le hanno dato del lavoro a quelli che sapevano, ah, tu sei falegname, ma vieni da lì un colpo di mani, e si è creato. Per me è un villaggio utopico. Tutti andavano d'accordo, si capivano, anche se non parlavano di sé. Le frontiere sociali sono cadute. Le frontiere sociali sono cadute perché fra gli ebrei c'erano anche tutti i livelli, i borghesi ricchissimi, i meno ricchi e tanta gente povera. Mi sono ritrovati tutti con lo stesso nemico, la guerra. E c'è stato questi 6 mesi che sembrava che la guerra era sospesa. C'erano tanti giovani. I giovani hanno voglia di vivere e hanno... si sono messo ad andare a fare il bagno nel torrente, andare a ballare di notte e di nascosto nelle macchie, notte, e evidentemente degli idilli si sono creati fra italiani, ebrei, francesi, tutta un'epoca di cui si ricordano. Tutti quelli che sono ancora vivi, se mi ricordano. Però è arrivato l'8 di settembre. L'8 di settembre gli italiani non sapevano più cosa fare, gli ebrei si sono spaventati, avevano ragione, e hanno deciso di partire perché si diceva che gli alleati erano venuti, avevano sbarcato in Sicilia, in Italia, l'Italia non sapevano dove era Sicilia, si si attraversa le Alpi, si trova gli americani, però c'erano vecchi, donne incinte, bebè, bambini, sono partiti con un'armata disperata. Gli italiani, che anche loro sono partiti perché fin di conto volevano tornare a casa e almeno in Italia, tutti sapevano che i tedeschi erano vicini, sono partiti assieme e parecchie testimonianze dicono che poco a poco la gente andava nei burodi, le valigie, perché non ne potevano più, faceva freddo, si sono persi, tanti si sono persi, certi sono morti durante il viaggio, però i soldati italiani scendevano e aiutavano i vecchi, i bambini a salire fino al Colle di Finestra, anche se ci sono state 2 partenze, Colle di Finestra e Colle di Ciliegia. E evidentemente dall'altro lato della frontiera hanno trovato i tedeschi. E allora i tedeschi sapevano tutto questo, li aspettavano e hanno detto dovete andare tutti sulla piazza, poi dopo li hanno messi a Borgo San Dalmazzo. I più furbi, i più forti, i più giovani, i più testardi non hanno obbedito e sono partiti nella montagna il più lontano possibile. E lì, anche lì c'è stato un altro periodo che è formidabile, perché tutti i contadini italiani
che non avevano mai visto un ebreo nella loro vita, che erano ancora più, appena più ricchi degli scudini. E non avevano avuto pietà di questa gente che si lavava nelle fontane del paese e davano sempre un piatto di polenta. Hanno lasciato delle vecchie baracche vuote, hanno lasciato dormire, eccetera, eccetera. E c'è stata anche lì una fraternità. C'era un nemico, era il tedesco, per tutti. E io avevo o inventato, ma non tutto inventato, una storia d'amore fra un ufficiale italiano e un'ebrea. Io l'ho fatta francese nella realtà, perché ha esistito, era russa. E ho pensato di ambientare una parte di questa storia ad Elba. Perché? Perché leggendo una volta un giornale per gli italiani di Parigi, ho visto un mail di una giovane Daniela Signorina, Daniela da Ormena, che cercava i francesi di origine elbese. L'ho risposto, abbiamo cominciato a corrispondere. Lei mi ha dato un sacco di informazioni, mi ricordo dei poemi in occitano, mi ha spiegato tutto, le case, l'architettura, la maniera di vivere, di mangiare, di economizzare, mi ha raccontato la storia dei capelli che si compravano, eccetera, eccetera. E allora a questo punto mi sembra normale di passare il microfono a Daniela. Ma mi viene da pensare adesso che l'incontro non sia casuale, perché Jacqueline cercava proprio un posto dove mandare la sua protagonista a rifugiarsi per partorire con tranquillità, dove poteva diventare italiana a tutti gli effetti e non essere riconosciuta, e Elba era il posto giusto, perché essendo così lontana da tutto, possiamo dire che a Elba di tedeschi ne hanno visti pochi. Quindi era il luogo ideale, non c'era posto più sicuro qui per la sua protagonista per nascondersi. E dal nostro incontro poi appunto è nato questi particolari in cui lei ha legato benissimo nel suo romanzo, perché io gli ho raccontato degli spezzoni di guerra che... Ecco, questa è la mia casa, che lei ha descritto minuziosamente nel libro, che è tipica di Elba, appunto, a differenza di altre vallate, le case che sono molto piccole, qui invece erano già molto, molto grandi, di almeno 3 piani, a volte addirittura 4, con appunto sempre la stalla al piano più basso, di solito le abitazioni al primo piano, o d'inverno anche al piano basso perché si scaldavano grazie agli animali, e poi c'era il pianile, il granaio nei piani alti. E appunto la cosa bella che è riuscita a fare Jacqueline è che è riuscita a legare benissimo il racconto con le vicissitudini legate alla guerra che ho saputo raccontare io, che riguardavano Elba, perché appunto è anche bello perché ha reso giustizia ad esempio a Anna Maria Dao, che era una signora che lavorava alle poste, suo nipote era un partigiano e lei è stata una delle poche vittime della Valmaira, che è stata fucilata a pochi giorni dalla liberazione, buttata in un burrone proprio perché è legata a questo partigiano che poi non è stato trovato, e quindi lei gli rende giustizia almeno menzionandola in questo libro, che è un fatto storico quasi dimenticato. E poi appunto con piacere anche ho trovato un altro fatto che raccontavo appunto a Jacqueline, che mio nonno si ricordava di aver visto passare gli ultimi giorni di guerra due nazifascisti con un prigioniero, e avevano chiesto del latte, quindi lui gli aveva dato questo latte e aveva cercato di dare un bicchiere di latte anche a questo prigioniero, però assolutamente non si poteva. E lei l'ha inserito nel suo libro, appunto raccontando proprio come la protagonista ci sia rimasta male dal fatto che non aveva rivolto neanche una parola a questo prigioniero, che poi pochi minuti dopo aveva sentito questo colpo di fucile, che quindi era morto, diciamo. E la cosa bella appunto è anche che ha legato il fatto della lingua, quindi quella protagonista Sonia viene a Elba e non c'è modo migliore per integrarsi, per nascondersi,
che sposarsi nella chiesa di Elba, anche i suoi dipinti di Hans Kleber, e poi imparare la lingua occitana. Quindi la protagonista impara bene questa lingua occitana, quando poi si trova di fronte a questi due nazifascisti, lei è un'invesa a tutti gli effetti, una donna con incinta, col pancione, bionda, con gli occhi azzurri, che erano quelli che li avevano colpiti, perché poi c'è il capitolo che si chiama Gli occhi di Elba. Lei aveva conosciuto gli occhi azzurri di questo tenente, se ne era innamorata, e quindi la sua seconda vita nasce Elba, dove nascerà questa bambina che è il simbolo della rinascita, anche che tra le botture della guerra comunque c'è sempre una partenza. Questo è il dipinto che c'è di fronte alla mia casa, e quasi tutte le case di Elba comunque hanno un dipinto votivo. La cosa originale, a differenza di quanto fanno oggi, che questo dipinto è del 1910, mio bisnonno lo fece fare perché è ai tempi della febbre spagnola, quindi aveva tutta la moglie, tutta la famiglia, quattro figli e la moglie a letto con la spagnola, e in più la casa era in rifacimento, quindi senza tetto. Poi purtroppo la moglie è mancata, i figli si sono salvati, lui è riuscito a completare la casa, fatto fare questo dipinto votivo che è originale del 1910, non è mai stato ritoccato, i colori sono originali, e quindi rappresenta la Madonna, San Pietro a destra e Santa Caterina, classico, che viene sempre ritratta con la ruota, a sinistra. E comunque, come dicevo, la cosa bella è proprio il modo in cui Jacqueline è riuscita a mettere la parte storica con questo romanzo che è inventato, ma poi, come dice lei, la storia d'amore in fondo era anche vera, non era ambientata Elba, però è una storia che è realmente accaduta, no? Sì. Okay. Allora, sì, questa è la Madonna del Colletto. La Madonna del Colletto. E la Madonna del Colletto, al momento che vi ho detto che sono arrivati della montagna, e che certi non hanno obbedito, per fortuna, ai tedeschi, si erano nascosti lì nella chiesa. Io, perché qualche volta devo un po' barare quando scrivo, ho fatto passare Galimberti, che vede tutti questi profumi e dice qualche parola. Questa è un'invenzione mia, perché volevo mettere Galimberti, parlare di lui nel mio romanzo. Ecco quello che volevo dire. Poi c'erano anche le fotografie dei giovani gruppi di ebrei che a Saint-Martin. Ah, questo è Saint-Martin. Questa è la via, quello che chiamavano du Petit Ruisseau, perché c'è questa. Allora, questo sono dei giovani ebrei. Certi saranno, due o tre saranno ancora vivi forse, e questi ebrei, vedete, che ridono, che fanno fotografie, hanno dimenticato tutta un'estate la guerra. Più o meno, utilizzato per uno scopo superiore. Poi c'è un'altra cosa, ma non so assolutamente se siete interessati. Quando la mia eroina è a Nizza, prima di partire a San Marta Bellevue, per vivere e vive dai cugini, fa dei ricami su dei costumi d'epoca per un film, perché Nice era e ancora famosissima per il suo studio cinematografico che si chiama La Vittorine, e La Vittorine hanno proprio girato dei capolavori del cinema francese, e per esempio lì ecco c'è Martin Rose, Gli amanti perduti in italiano,
40.000, questo è Arlettista, il 1945. Questo è La Belle et la Bête, non so se conoscete. Sì. E allora ho tutto questo perché mio padre lavorava nel cinema e questa era una produzione franco-italiana. E il mio padre ha lavorato per gli italiani, cosa che non sapevo, perché in quest'epoca la gente rimaneva un po' discreta perché eravamo in guerra con l'Italia, però la società del mio padre, lui era, non era il padrone, aveva dei soci italiani con cui andavano d'accordissimo prima della guerra, durante la guerra e dopo la guerra. Sono sempre dei nostri amici. Questo è un disegno che papà aveva ordinato per la pubblicità della La Belle et la Bête de Cocteau e che è rimasto un film culto, come si dice. E non solo, ho portato, ho mandato a Chiara qualche fotografie, perché sono molto rare, di fatto. Ho fatto un sito su tutti questi film di cui mio padre è diventato un pioniere della comunicazione del cinema e che ha finito rovinato. Non era un buon partito, oggi sta, cioè, ma, e allora la mia eroina lavora per i costumi di questi film. E rimane un po' in contatto con questa società. Adesso se avete delle domande sono a vostra disposizione, ma... Sì, te ne faccio subito una. Ah, questo sono i spatti di Saretto, come si trova all'Università di Torino. E su internet che c'è un sito storico fatto dall'arte. Sì, sì. Beh, se posso? Poi. Poi, Patti di Saretto, se andate sul sito, mandate una mail a giolitti@giovannigiolitti.it, dentro quel sito c'è un libretto che parla dei Patti di Saretto, che è stato edito dalla provincia l'anno scorso in occasione dei 70 anni dei Patti di Saretto. Ho visto. E c'è tutto quello che c'è da dire. Ci sono anche le immagini di Saretto, perché a Saretto c'è la casa originaria, quella lì era una locanda dove sono stati firmati questi patti, e sul muro c'è una lapide che avrebbe bisogno di una bella restauro, perché è degli anni 60, e che ricorda questo grosso avvenimento. Era un'Italia, era un'Europa che si sperava federale, che si sperava in cui tutti quanti avessero gli stessi diritti. Utopista come San Martino. Vabbè, ma bisogna essere utopisti, perché certo, se non pensi alla montagna rimani a casa. Certo, quindi. Bisogna, serve a niente, ma bisogna. Serve, ma serve, serve. Chi vuole fare una domanda? Sì, la domanda è questa, che nel libro, chi non l'ha letto consiglio veramente la lettura, perché nonostante lo spessore, se lo vedete... Per chi non ama leggere può quasi spaventarsi, no? Perché ce n'è un pochino, no? Però si legge tutto d'un fiato, è fatto su vari piani, quindi non ci si annoia subito, ma alla fine non ci si annoia proprio per niente, perché la storia d'amore diventa predominante e interessante. Quindi gli aspetti storici sono ben coniugati. Cosa che volevo chiedere, quindi vi consiglio di leggerlo perché vale la pena. Tu parli della quarta armata, no? Di questi soldati, sì, italiani, no? E dici giustamente che erano buoni con i francesi, perché ci andavano a lavorare insieme, perché c'era tutto un passato prima della guerra che era un passato comune. Proprio per questo motivo gli stati maggiori nella quarta armata non mandarono soldati delle nostre valli, perché avrebbero subito fatto comunella, erano quelli che fino al giorno prima andavano a lavorare in Francia, quindi non avrebbero potuto fare la guerra ai loro cugini.
avrei visto Elva che il mestiere dei cavier per Elva, ma anche per tutte le altre, per tutti gli altri paesi di valle, erano mestieri che si facevano d'inverno, quando la terra era ferma, era una emigrazione stagionale che li faceva tornare poi per i lavori dei campi. Questa emigrazione è poi diventata definitiva, eccetera. Però nella quarta armata c'erano soldati che venivano da altre parti d'Italia, proprio perché non potevano, non avrebbero potuto fare la guerra ai francesi. Ma anche se venivano da altre zone. Sì, ma era solo un... Però trovavano anche dei cugini. poi erano di origine italiana. Certo. C'è stato un bellissimo libro che si chiamava, che si chiama Il tempo degli italiani, sulla l'occupazione italiana. I francesi di origine italiana recente erano scatenati contro gli italiani ufficiali. Erano più scatenati che i francesi. Ma era un, è stato un libro magnifico, Il tempo degli italiani. Grazie. È stato un, proprio una cosa incredibile questa occupazione, con tanti sentimenti diversi per e contro. Si vede proprio che la guerra serve a poco. Va bene. Mi riferisco a quanto lei ha raccontato, perché ho dei ricordi di infanzia. Sì? A quei tempi io avevo 9 anni, 10 anni, Valestura. Sì, 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 sì. Allora, questi ebrei, tutto quel che ha detto è giustissimo, arrivavano da San Matteo di Giubì, erano scesi giù, trampati su Valieri e Trappe, molti poi erano scesi a Borgo, altri avevano, erano saliti su la Valle Gesso, e qualcuno era arrivato in Valestura. Nel mio paese c'era un certo numero di ebrei che avevano trovato, diciamo, ospitalità. Il ricordo vivo che ho è che questa gente che era scappata, come si dice, col fagotto in mano, quattro soldi, quattro ore, qualcosa, tanto per sopravvivere, poi per campare nel paese, per acquistare il pane, acquistare generi alimentari, cambiavano monete d'oro con le lire. E, è una cosa che mi è rimasta impressa. Mi ricordo che una signora con il suo ragazzo, col suo bambino, era venuta anche da mio padre a chiedere di avere, di cambiare non so che monete d'oro fossero, se fossero marenghi o cosa diavolo fossero, per avere delle lire per poter comprare, insomma. Poi a un certo punto la Valestura ha cominciato a essere percorsa a sorpresa da incursioni tedesche, per cui improvvisamente tutti questi ebrei scomparvero perché avevano paura di essere presi. Ecco, questo è un ricordo d'infanzia che mi è sempre rimasto addosso. Testimonianza viva di quanto lei ha detto. Tanti sono partiti da Delia, quelli che sono stati salvati da voi. Quelli sono rimasti, non hanno mai dimenticato l'Italia. E certi hanno messo dei nomi italiani ai loro figli. Ah, sì, sì. Ma se posso raccontare un episodio che riguarda la mia famiglia, alcuni di questi ebrei sono stati aiutati a raggiungere la Svizzera da mio cugino Renzo Spada, che era partigiano in Valestura e che prendeva gruppi di questi ebrei e li portava su nel Maresotto e poi li aiutava a attraversare e arrivare in Svizzera. Poi malauguratamente ci fu una soffiata di una spia che denunciò questo fatto. Questo mio cugino fu preso dai fascisti, le Brigate Nere, e fu impiccato nella piazza di De Monte, che adesso è intitolata Piazza Renzo Spada. E naturalmente poi gli ebrei
hanno voluto ricordare questo gesto e l'hanno nominato fra le altre migliaia giusto fra le nazioni, per cui lui adesso nel museo di Yad Vashem a Gerusalemme c'è una pianta di carruba con sotto la targa Renzo Spada, data di nascita, data di morte, giusto fra le nazioni. Una cosa che ci emoziona. Un anno e mezzo fa noi siamo stati a Gerusalemme, siamo andati a cercare questa pianta per vedere questo. Ricordi personali. Ma questi sono ricordi molto interessanti. Sì, sì, importanti. L'avesse incontrato prima di scrivere il libro, mi posso dirti ancora una cosa che mi è stata proprio consigliata da mi scappa il nome in questo istante, comunque uno che ha scritto dei libri sulla prima guerra mondiale e su altre storie, Maffi, il signor Maffi, che probabilmente qualcuno lo conosce perché era il presidente del gruppo speleologico per molti decenni qui a Cuneo, Mario Maffi, e lui l'ha letto con molta avidità intellettuale, l'ha letto con molta attenzione, e l'altro giorno mi ha detto, beh, se la incontri chiedigli perché ha messo Peveragno in basso alla Valmaira e non l'ha messo Drodero, perché c'è stato probabilmente un refuso, nulla di così importante di licenza, no? Però sotto la Margherita tu metti Peveragno e c'è Drodero. Allora lui è andato subito a prendere questo particolare. Perché te lo dico? Non perché è importante il fatto di aver scritto il nome di un paese rispetto a un altro, ma perché chi legge il libro viene trascinato dalla storia, e se l'ha vissuta, o come diceva prima il Signore, ne ha fatto ancora parte, sente questa carne viva. Questa non è ancora storia, questa è ancora cronaca, perché ce l'abbiamo ancora nella pelle, non stiamo parlando dei romani, ecco. Devo dire che dicevo io sono una cassastra. Lo sai che devo dire. Che riesce a far capire anche nel libro è come sia da una parte, quindi sia San Martin sia il versante italiano, essendo paesi di montagna, essendo popolazioni che comunque vivevano con poco, nella miseria, erano persone che non negavano un pezzo di pane o un aiuto a questi ebrei, perché comunque per loro erano delle persone, cioè dei fatti storici di per sé, a parte il fatto che avevano dei figli che andavano in guerra, gli importava poco, perché quello che raccontavo oggi anche a Chaplin è il fatto, ad esempio, è Elba, cioè non esisteva questo fanatismo politico, cioè sia per il fascismo che per quello che succedeva in Italia. Appunto, gli raccontavo che i fascisti, la casa del fascio, direttamente da Cuneo aveva fatto fare per Elba, per il municipio, una lastra di marmo con una delle tipiche frasi Duce, che vediamo anche qui nell'intorno. E questa lapide era arrivata fino a Stroppo con i mezzi che c'erano allora, e poi da Stroppo Elba doveva fare il viaggio a spalle, che non so se avete idea di quanto sia, cioè di che cosa. E comunque Elba si sono rifiutati tutti, cioè andavano volentieri già col mulo fino a Stroppo quando è provvista, però di andare per caricarsi questa lastra di mano con la scritta del Duce non gliene importava niente a nessuno, tanto che questa lapide ha stazionato per vario tempo a Stroppo, finché la casa del fascio non ha pagato materialmente degli uomini di Stroppo che hanno portato su fino a Elba questa lapide. Arrivata Elba, la popolazione non gliene importava proprio nulla, si è rifiutata perfino di metterla davanti al municipio, tant'è che questa lapide è rimasta sotto il municipio fino a quando c'è stata la campagna di Russia. Elba ha avuto moltissime perdite, quasi tutti sono rimasti nella campagna russa, quindi questa lastra di marmo è stata girata e sul retro hanno scritto i nomi dei morti in Russia, tanto che ancora adesso c'è l'elenco dei morti della seconda guerra mondiale, che se andassimo a girarla dietro probabilmente c'è questa scritta fascista, che talmente che importava poco, non c'è nessuno scritto di cosa recasse sopra, di cosa. Questo per far capire che di per sé la popolazione si aiutava, perché
cioè il fanatismo politico non c'era praticamente, c'era solo la miseria, la fame, il bisogno di aiutarsi. Io volevo allora fare una domanda, perché l'armata italiana ha protetto così forte, così bene gli ebrei? C'è stata una polemica e sono rimasti un po' i francesi, alla fine sono rimasti un po' amareggiati, italiani facevano quello che tanti hanno nascosto degli ebrei, ma non si sapeva, non si diceva, però quelli che si prendevano si vedevano, ma perché ufficialmente gli italiani hanno fatto così, mi hanno fatto di tutti i colori ai tedeschi, ci sono parecchie ragioni e se voi ne avete altre veramente mi interessa. C'era, io l'ho letto da gente che si mette, una germanofobia 13 anni, la tempo, c'era l'educazione cristiana degli ufficiali che non potevano accettare questa fantasia con dei bimbi. C'era ancora politico perché sentivano che la guerra era finita e che il fascismo era vinto. Dicono certi che pensavano se proteggiamo gli ebrei, sarà un punto buono per noi quando ci sarà la fine. Poi c'era una quarta ragione che non mi ricordo. Voi cosa ne pensate? Io dico, c'è un fenomeno che il soldato medio, bravo uomo che è andato in guerra senza volerlo, sopportava malissimo di vedere maltrattare dei bimbi, delle donne, eccetera. E poi aveva i bimbi e piuttosto aveva voglia di giocare con loro. Io ho conosciuto gli ebrei che mi hanno raccontato delle storie. E poi non avevano nessun voglia di fare la guerra. Erano così contenti di essere in Costa d'Azzurra e non in Russia, preferivano contare, hanno contato molto, fare il figlio alle ragazze ebree che erano molto belle e questo rendeva amato gli tedeschi. Ci sono delle tracce, delle lettere, ma gli italiani non si può contare su di loro, capiscono niente con questa storia di ebrei. Se voi avete delle idee, noi siamo di parte, però solo precisare che la quarta armata italiana era composta dagli alpini del posto, sì. Gli alpini del posto sono finiti nel mese di luglio, giugno, luglio ed agosto, compaiono il 10, 11, 12 fino al 20 di settembre del 43, perché l'Italia, quando ha dichiarato guerra alla Francia, ha occupato quelle che erano le zone storiche prima del 1859, cioè ha occupato la Francia fino al Varo, al di là Cannes non era già più italiano, il confine era il Varo, dove c'è oggi l'aeroporto di Nizza, il fiume, quello separa il dialetto, perché a Nizza non si parla il provenzale, vero? Si parla dall'altra parte. A Nizza si parla il ligure, è una variante del dialetto ligure, certo. E la risalita della valle va fino nella valle della Tinè e poi continua nella Vésubie, che è una valle laterale, mentre tutta la valle della Tinè è sempre rimasta francese. Noi andavamo fino a Poggetto, Puget-Aignan, che prima del Saint-André-des-Alpes.
Quindi, e avevano occupato a nord la Savoia. La Savoia, l'Alta Savoia, sul lago Lemano, al confine con la Svizzera. Non c'era l'ombra di un tedesco, non c'era nessuno, c'erano solo gli italiani. Quindi lei dice perché hanno trattato bene, ma sai, gli italiani non è che siano sempre comportati benissimo. L'esercito italiano, come molti eserciti, sfattiamo un po' le cose, ma fate da vendere e da prendere anche loro. Tuttavia, in quel caso lì in particolare, è dovuto al fatto, lei ha citato un grande personaggio che si chiama Donati. Angelo Donati. Ma Donati, bisogna spiegare chi è. Donati aveva in mano la finanza italiana. Donati era un figlio di Beneduce. Beneduce era stato chiamato da Mussolini quando l'Italia era per terra nel 1930, l'ha richiamato dal confino, e Beneduce, che era un anarco-comunista, insomma, ma un grande banchiere, ha costruito l'IRI, l'INPS, l'INAIL e tutto, e la politica economica, e aveva suoi uomini dappertutto, tra cui c'era questo Donati, che era mezzo ebreo, e che finanziava Mussolini molto, insomma, c'è sempre stato un ricatto, c'è sempre stato... queste sono le realtà, voglio dire, e gli ebrei, ha difeso gli ebrei locali che erano pochissimi, la voce si è diffusa. Mio suocero, che è un ebreo polacco, Rothenberg, sposato a un'ebrea francese, ha fatto una lunga marcia per arrivare a Nizza, perché erano vessati, aveva fatto la campagna di Narvik con i polacchi e poi insomma, doveva essere preso, buttato fuori anche lui dopo la raffa del Diver, dello dron Diver. E quindi è arrivato a Nizza e a Nizza ha potuto vivere fino all'8 settembre del 43, diciamo così, che quello che lei ha raccontato di Saint-Martin de Jubin, insomma, è in modo molto edulcorato, perché la realtà è sempre molto diversa, c'era anche nella valle di Tiberi, ma erano dappertutto, erano al Moulinet, erano a Cattai, erano a Monaco, ne hanno accolti molti, Mentone, erano molti, erano tutti nella valle interna di Gorbio, nelle vallate, tutti sistemati come lei ha detto, però il grosso nucleo era tra Nizza e la zona al di là del Var immediatamente. Ecco perché c'era questo rapporto con Vence, Saint-Paul-de-Vence, e c'era questo mondo in cui intervenivano i francesi spesso, perché erano costretti dai tedeschi che di là c'erano, erano costretti dalla polizia di Pétain naturalmente a fare le denunce, anche a volte denunciavano perché ne andava della loro vita. Mio suocero si è trovato in questa situazione e mi ha raccontato molto bene, perché c'è un libro molto bello di Cavaglion, il professor Cavaglion, e lei vede la prima pagina, lei vede che c'è la prima testimonianza è di Rothenberg, che era mio suocero, prima pagina, inizia la quinta riga, c'è di Rothenberg, il quale aveva anche una vecchia zia, cioè, insomma, questi soldati della Quarta Armata, c'è Ignazio Vian, tutta questa gente, che poi sono andati direttamente in montagna quando sono venuti da questa parte, hanno fatto davvero una marcia, un esodo, portandosi dietro questa gente. Ciò che è interessante è che se li sono portati dietro, non solo da Saint-Martin, li sono portati dietro da Nizza. E hanno distrutto tutti gli archivi, perché gli italiani avevano gli archivi degli ebrei, ma i tedeschi in 20 giorni hanno ripristinato tutto. Mio suocero non ha potuto portarsi dietro la moglie, che era incinta, che è rimasta, partorito proprio in quei giorni, è rimasta all'ospedale. Infatti la mia cognata, Corina, che adesso è già morta, è nata salvata da un colonnello italiano, un toscano, che ha dichiarato che questa donna non era ebrea, era la sua amante, che questa bambina era suo figlio, quindi, perché altrimenti i tedeschi aspettavano, davano i 25 giorni di allattamento e poi partivano madre e bambino a Auschwitz, via Treblinka e via discorrendo. Quindi questa è la storia, però non tutto è stato così. C'è stato un episodio grandioso, che è stata l'enorme epidemia di tifo che ha colpito tra Mentone, Monte Carlo, Nizza, eccetera, in quegli anni, fine 42, inizio 43, che ha temperato anche un po' molto le cose. Però gli italiani,
l'ordine era di Mussolini, non si toccano, perché c'era Donati. Così come non si toccano a Fiume, dove c'era allora il padre di Bertone, anche lui giusto tra le nazioni, perché c'era un altro signore, banchiere anche lui, non si toccano, perché finanziava allora l'esercito in via di Corato. Questa è la ragione fondamentale e molti sono accorsi. Il suocero Finisco è arrivato qui, è stato aiutato da Don Viale. Don Viale ne ha salvati centinaia, nascosti, ha dormito, credo, nella casa di Giordano, buon'anima, e ad Entracque, ed è riuscito, travestendosi, a scappare, è ritornato in Francia, eccetera, è riuscito nella zona libera, è finito poi nella zona di Tura, eccetera, dove già arrivavano lo sbarco e via discorrendo, nel 1944. Si è salvato così. E naturalmente io ho sposato mia moglie, poi ho incontrato in Sorbona, ma non sapevo che ci siamo incontrati, che dietro c'era questa storia. No, ho voluto dirlo perché bisogna precisare che poi c'è anche questo bel libro di L'Equesio che ha fatto anche lui, questa storia di San Martino Malvì, questa La stella nella notte, che è un altro libro molto bello anche questo, e naturalmente è un episodio che ha qualificato gli italiani. Però non tolgo nulla del merito agli italiani, agli ufficiali soprattutto, ma non dimentichiamo che sono stati anche molti episodi, non tolgo nulla al merito degli ufficiali italiani che hanno protetto gli ebrei, soprattutto gli ufficiali. Ma c'è una varietà di ragioni. No, ma la varietà, alcune cose, la corte, eccetera, guarda, le pre non si mescolano, allora. Essendo molte parti erano quasi tutte schenazite, non sefardite, venivano quasi, la maggioranza dell'afflusso a Nizza è venuto dagli ebrei che erano o molto ricchi, che erano lì in vacanza, sono rimasti lì, oppure la maggioranza degli ebrei in Francia allora era schenazita, cioè venivano dall'est, non separate dal sud. Però devo dire che insomma tutto questo ha una ragione di fondo. L'esercito italiano e i fascisti non hanno comandato in quel mondo lì perché c'era il divieto da parte del Partito Nazionale Fascista, detto perché aveva la convenienza di garantita da Donati. Quando Donati rompe le cose precise. Donati voleva fare giù i battelli. Sì, ma non sono stati fatti, cioè, sono arrivati i tedeschi, lì è venuto l'8 settembre e sono finiti di qua. Però, c'è un'altra ragione anche, adesso mi torna in mente, che c'è la rivalità tra la Francia e l'Italia. Gli italiani occupavano la Francia, e fa questa zona, erano loro che decidevano e non volevano lasciare i francesi intervenire. Sì, questo è vero, però diciamo così che... E volevano anche, in una certa maniera, resistere a Mussolini, ma hanno detto. Questo è esposto, non voglio dire. Gli italiani non avevano voglia di fare la guerra. Questa guerra non la voleva nessuno, l'esercito italiano non è particolarmente eroico per le guerre che non vuol fare. Quando invece ad aprirsi delle battaglie di ritorno, di ritornare a casa, difendere la propria patria, eccetera, sono straordinari, ma non erano degli aggressivi in guerra. Quindi l'occupazione è stata, dopo la resistenza eroica di quei pochi francesi che ci hanno tenuti in scacco per 6 mesi, no? Contro un'armata intera, contro un battaglione e mezzo, voglio dire, eccetera, è stata un'invasione pacifica, tranquilla. Tuttavia, non ci sono solo cose belle. Non ci sono solo cose belle, anche nei confronti degli ebrei. Il merito è di Donati, non dimentichiamolo mai, e di questo grande compromesso. Scusate, perché ma se no non sarebbe uscito. Il bello del romanzo, adesso al di là. No, il romanzo non c'entra. Infatti, la storia è la storia, il romanzo è bello. La signora giustamente ha contestualizzato il suo romanzo. Io credo che il suo romanzo sia molto più bello e molto più importante per la storia d'amore che ha questo inizio, che non certamente per questo aspetto storico contestualizzato. Per me il più importante non è la storia d'amore, però come esisteva nei fatti
l'ho adoperato. Sì, sì, no, no, certamente. Però. Ma tante altre cose c'è da dire, e stasera abbiamo un po' sonno, perché degli storici hanno continuato di studiare questo periodo in Israele e hanno detto che hanno contestato la generosità italiana. Io su questo sono d'accordo. Sono ma non perché è mal posta questo, è posta un po' come dei francesi o altri dopo, o anche noi stessi l'abbiamo posta come una cartolina. Questo è stato un esercito che ha occupato, e diciamo una cosa vera, ha occupato in modo tranquillo, cioè non ha imposto, non ha condannato a morte nessuno, cioè non è solo gli ebrei, anche i nizzardi non hanno patito nulla, anzi, è questo che volevo dire, cioè mentre gli iniziati avevano del risentimento verso gli italiani in genere perché c'erano vecchie famiglie, penso alla famiglia Buffa, penso ai vecchi di Nizza che si sentivano traditi, perché non erano passati neanche un secolo, voglio dire, erano ancora i nipoti, erano ancora vivi, voglio dire, traditi dalla vendita che l'Italia ha fatto in cambio della Lombardia, insomma, le vecchie questioni. Però il fatto di volere Nizza e Savoia era un fatto tipicamente fascista, e l'occupazione è stata un'occupazione tranquilla. Nel nord non se ne parla neppure, Chambéry non c'è stato nulla, nessun atto importante, anzi neppure a Montmartre. Posso dire neppure. Che a Parigi, nel nord della Francia, nessuno sa che gli italiani hanno occupato 9 mesi la Francia. Oh, sì, penso. Se vogliono dire, i francesi se lo sono ricordati, altro che. Siamo ricordati l'attacco del colpo di Cortellone, qualche centrale, certo, in Vallerosa, una pugnalata alla schiena, sì, per terra. Ma se no, la mia generazione, io sono cresciuta senza sapere che eravamo in guerra con l'Italia, la Germania me ne parlavano sempre, noi siamo stati occupati dai tedeschi. Sì, però il merito di De Gaulle è stato il grande sforzo di riunificare tutto, pacificare con la Germania e pacificare con l'Italia. Io non mi piace De Gaulle, però è stato, no, molto, è stato molto. Voi avete avuto un De Gaulle, tutto sarebbe stato cambiato. Certo. Però detto come volevamo anche. Siamo grazie. Grazie. Abbiamo sentito anche la questa domanda. È la carta dell'occupazione in Francia. Va bene, è stato proprio un momento bello. Grazie ancora. Grazie. All'ipogrifo.